Ciao a tutti i telespettatori di Pianeta Ciclismo e bentornati per un nuovo appuntamento con la categoria Giovanissimi. Con le immagini che ci giungono da Sale Marasino relative alla partenza della categoria G1 per il primo trofeo comune di Sale Marasino, primo trofeo Memorial Martinoli. Organizzazione curata dalla Progetto Ciclismo Rodengo Saiano con Fabrizio Bontempi in prima linea per questa nuova manifestazione che si affaccia in questo 2014 nel calendario provinciale bresciano. Intanto abbiamo visto una parte di questo percorso che è davvero impegnativo per i nostri mini atleti. Come vedete il gruppo si è subito spezzato in due tronconi e adesso non ci rimane che attendere l'arrivo di questa prima gara che vede vincitore Daniele Bregoli della Monteclarense. Più indietro arriva il suo compagno di squadra Sebastiano Diego Socci e Saverio Leuzzi della Mazzano. Ecco la classifica, al quinto posto Matteo Pisano della Castelmella, quarto Alessio Fezzardi della Monteclarense, terzo Saverio Leuzzi della Mazzano, secondo classificato Sebastiano Diego Socci della Monteclarense, vincitore il suo compagno di squadra Daniele Bregoli. Tra le femmine terzo posto per Desire Bani della Capriano, seconda Claudia Margariti della Madignanese e vincitrice Vanessa Fadda della Mazzano. Siamo ora con le immagini alla partenza della prima batteria della categoria G2. Da questo momento in poi assisteremo sempre a una doppia gara perché tutte le categorie saranno sdoppiate. Una partenza movimentata con un bel gruppetto di maglie nero-verdi della Monteclarense in testa ed un corridore della società organizzatrice, la Rodengo Saiano, che tenta di dar loro del filo da torcere. Vediamo che gli atleti passano sotto il suono della campana, inizia quindi l'ultimo giro, non ci resta che attendere chi vincerà. Sul rettilineo d'arrivo è un bellissimo testa a testa tra due atleti con la vittoria di Marco Valdan della Feralpi Monteclarense su Davide Quirini del progetto ciclismo Rodengo Saiano. Terza posizione poi per Nicolò Rovizzi, sempre della Feralpi. Leggiamo la classifica, al quinto posto Matteo Salvetti della Valle Camonica, quarto Filippo Rollo della Monteclarense, terzo il suo compagno di squadra Nicolò Rovizzi. Secondo Davide Quirini della Rodengo Saiano e vincitore Marco Baldan della Monteclarense. Al femminile terzo posto per Beatrice Busi della Soprazocco, seconda Tecla Garioni della Pedale Orceano e vincitrice Federica Bonfadelli della Ronco. Si abbassa la bandierina e partono anche gli atleti della seconda batteria categoria G2. Anche loro dovranno affrontare 5 giri del circuito di Sale Marasino che gli organizzatori hanno messo in cantiere per loro. Un circuito impegnativo, l'abbiamo detto, che vede praticamente metà percorso in salita e metà in discesa. Quindi una bella avventura per i nostri mini atleti quest'oggi.
lo possiamo vedere anche attraverso le riprese dei nostri operatori. Il percorso impegnativo sgrana il gruppo, che si fraziona in tanti piccoli gruppetti o addirittura singoli corridori, che in questo momento passano sotto il suono della campana. Quindi tra poco vedremo l'arrivo anche della seconda batteria categoria G2. E anche in questo caso la lotta per la vittoria parte da lontano e vede trionfare Andrea Bonardi del progetto ciclismo Rodengo Saiano davanti a Giuseppe Smecca della Feralpi Monteclarense e al suo compagno di squadra Michele Bicelli. Una festa nella giungla, stanno ballando tutti quanti. Ed ecco la classifica: al quinto posto Domenico Mandarino della Feralpi, quarto Gabriel Cominelli della Valle Camonica, terzo Michele Bicelli della Monteclarense, così come il secondo che è Giuseppe Smecca. Al primo posto Andrea Bonardi del progetto ciclismo Rodengo Saiano. Prime pedalate per la categoria G3 in questa prima batteria, anche le ragazze che in questo caso vestono le maglie di Madignanese e Monteclarense e si sfideranno per la classifica loro dedicata per conquistare il trofeo Comune Sale Marasino e il trofeo Memorial Martinoli. E come vediamo dalle immagini, il gruppo man mano passano i giri si sta sempre più assottigliando, sono meno di una decina gli atleti che in questo momento si trovano al comando della gara e che quindi stanno lottando per la vittoria. Ecco il suono della campana che avvisa i ragazzi che inizia l'ultimo giro, quindi fra poco li ritroveremo sotto lo striscione del traguardo per vedere chi sarà il vincitore. Eccoli proprio al traguardo in questo momento con Michele Daffini del Rodengo Saiano che vince davanti a Gabriele Poiani della Monteclarense e Federica Venturelli della Madignanese. Leggiamo la classifica: quinta posizione per Manuel Franzoni della BS, quarto Nicolas Ferrari del Team Nuvolento, terza Federica Venturelli della Madignanese, secondo Gabriele Poiani della Monteclarense, vincitore Michele Daffini del Rodengo Saiano. Tra le ragazze, secondo posto per Isabella Solini della Monteclarense, vincitrice Federica Venturelli della Madignanese. E dopo essersi schierati partono anche gli atleti della seconda batteria della categoria G3. Anche per loro 8 giri del circuito realizzato sulle strade del comune di Sale Marasino, un circuito nuovo che gli atleti trovano per il primo anno nel calendario bresciano. Una nuova esperienza quindi che arricchirà il loro bagaglio tecnico. Poi man mano si sale con la categoria, aumentano i giri e quindi diventa sempre più impegnativo per i nostri atleti riuscire ad arrivare sotto lo striscione d'arrivo con le giuste energie per sprintare, per conquistare la vittoria finale. Soprattutto su un circuito ondulato come questo, ma vediamo che i ragazzi ce la stanno mettendo davvero tutta per ottenere la migliore posizione al traguardo. E nella volata finale la meglio Mauro Faustini della Camignone che vince davanti a Kevin Cagnello della Otelli e Daniele Bono della Ronco. La classifica: troviamo quinto Leonardo Peroni della Camignone, quarto Luca Mora della Soprazocco, terzo Daniele Bono della Ronco, secondo Kevin Cagnello della Otelli e vincitore Mauro Faustini della Camignone. Siamo ormai giunti a metà di questo primo trofeo comune di Sale Marasino, primo Memorial Martinoli. Alla partenza abbiamo visto gli atleti della categoria G4, anche in questo caso ricordiamo divisa in due batterie e in questa prima batteria presenti anche le femmine. E butta via i ricordi, getta ogni cornice. Dopo i primi giri ed andatura piuttosto elevata vediamo che il plotone si è rilassato, il gruppo ancora compatto è largo, segno che l'andatura in questo momento è piuttosto bassa. Vedremo se ad andare verso il finale di gara si smuoveranno le acque. Passano gli atleti ora sotto il traguardo col suono della campana, ancora gruppo compatto, quindi prevederemo una volata generale. Che sei parte di me.
Volata che vede vincitore Filippo Regognini della Feralpi Monteclarense davanti a Giorgio Gavazzi del Rodengo Saiano e Emanuele Rossini della Ronco Maurigi. Ecco le classifiche: quinto Riccardo Bregoli della Monteclarense, quarto Simone Pioselli della Castelmella, terzo Emanuele Rossini della Ronco, secondo Giorgio Gavazzi della Rodengo Saiano e vincitore Filippo Regognini della Monteclarense. Al femminile, terzo posto per Rebecca Trebeschi della Rodengo Saiano, seconda Giorgia Pisano della Castelmella e vincitrice Michelle Cominardi della Nuvolento. Alla partenza ora anche gli atleti della categoria G4, seconda batteria, un bel gruppo di atleti, anche questo che sta già affrontando le prime pedalate su questo nuovo circuito. Anche qui gli atleti sembrano studiarsi, l'andatura è piuttosto tranquilla, il gruppo di testa è ancora compatto, ma siamo soltanto a metà gara e i ragazzi hanno tutta la strada che vogliono per cercare di fare selezione. E infatti man mano passano i giri il gruppo comincia ad assottigliarsi, vedremo poi se in queste fasi finali accadrà qualcosa di saliente che cambierà faccia a tutta la corsa. Ed eccoci al traguardo con tre atleti che si giocano la vittoria e da primeggiare è Matteo Frosio della Nuvolento davanti ad Andrea Cocca della Monteclarense e Andrea Bono della Rodengo Saiano. La classifica, quinto posto per Nicola Cocca della Feralpi, quarto Michele Festa del Rodengo, come il suo compagno di squadra giunto in terza posizione Andrea Bono, secondo posto per Andrea Cocca della Feralpi e vincitore Matteo Frosio del Team Nuvolento. Si abbassa la bandierina a scacchi e parte anche la prima batteria della categoria G5. Ci avviciniamo alla conclusione di questa bellissima giornata dove i ragazzi si contendono il primo trofeo comune di Sale Marasino e primo Memorial Martinoli. Una manifestazione che ha visto un'ampia partecipazione sia di atleti che di pubblico che ha sicuramente ripagato il progetto Ciclismo Rodengo Saiano degli sforzi fatti per mettere in campo questa nuova gara. Ricordiamo anche che il Rodengo Saiano ha organizzato la settimana prima la classica gara proprio nel comune dove risiede la sede societaria e quindi 8 giorni di fuoco per gli uomini coordinati da Fabrizio Bontempi. E intanto con le immagini siamo giunti al suono della campana che avvisa gli atleti che sta per cominciare l'ultimo giro. Vediamo ancora un gruppetto di atleti passare in questo momento sotto lo striscione d'arrivo e saranno probabilmente loro a contendersi la vittoria finale. E dopo una lunga volata vince Michael Vanni della Monteclarense davanti al compagno di squadra Daniele Peveroni. Al terzo posto si piazza Riccardo Tomasoni della Madignanese. La classifica, quinto posto per Giuseppe Aquila della Ronco, quarto Daniele Barbera della Castelmella, terzo Riccardo Tomasoni della Madignanese, secondo Daniele Peveroni della Feralpi e vincitore il suo compagno di squadra Michael Vanni. Tra le ragazze, secondo posto per Lidia Rebecchi della Madignanese e vincitrice Silvia Bortolotti della Mazzano. Ed ecco pronti per la partenza e fanno in questo momento le prime pedalate anche gli atleti della seconda batteria categoria G5. Abbiamo già visto le ragazze appartenenti a questa categoria correre nella manche precedente, quindi qui verrà stilata solamente la classifica maschile. E sotto la spinta di un portacolori della Camignone la partenza è decisamente scoppiettante per questi atleti, ma come vediamo dalle immagini l'andatura veloce dura poco, il gruppo si ricompatta e tutti insieme procedono sulle strade di questo nuovo circuito. La difficoltà del circuito comunque fa selezione naturale, giro dopo giro il gruppo di testa si assottiglia sempre di più e quindi il numero di atleti che si giocherà la vittoria finale è sempre più ristretto. E
ancora una volta la volata parte lunghissima e decreta vincitore Gabriele Raccagni della Otelli davanti a Mirko Solaro della Feralpi e Nicolas Borsarini del Rodengo Saiano. Ecco la classifica, al quinto posto Alex Bono del Rodengo Saiano, quarto Riccardo Perani della Ronco, terzo Nicolas Borsarini del Rodengo Saiano, secondo Mirko Solaro della Montelense, vincitore Gabriele Raccagni della Otelli. E sono partiti in questo istante per la loro gara anche gli atleti della categoria G6, quindi gli atleti più esperti. Vedremo se anche loro concluderanno questa gara con una volata generale o se qualcuno proverà a fare il colpaccio. Ovviamente, come in tutte le prime batterie delle categorie precedenti, anche in questa presenti le ragazze per stilare al termine della gara la classifica femminile. Vediamo il gruppo ancora compatto ma è molto allungato in cima allo strappetto del circuito di sale. Gli atleti sono col fiato corto anche se sono i più grandicelli e magari anche i più allenati. Il gruppo dei migliori comunque procede compatto, sono 8 gli atleti che compongono questo gruppetto che verosimilmente andrà a giocarsi quello che sarà la vittoria finale. Siamo infatti nelle ultime battute, adesso c'è il suono della campana e anche per questa batteria, quindi attendiamo un arrivo in volata. Parte lungo e riesce a tenere la testa fino sotto il traguardo Andrea Vaninetti della Valle Camonica, che vince davanti a Matteo Abate della Monte Clarense e Giuseppe Perino della Soprazocco. Leggiamo quindi la classifica: quinta posizione per Fabio Maioli della Soprazocco, quarto Luca Vedovello del Team Nuvolento, terzo Giuseppe Perino della Soprazocco, secondo Matteo Abate della Monte Clarense e vincitore Andrea Vaninetti della Valle Camonica. Tra le ragazze, secondo posto di Laura Giudicati della Feralpi Monte Clarense e vincitrice Rachele Bonzanini della Soprazocco. Siamo ormai agli sgoccioli anche di questa domenica 31 agosto a Sale Marasino, dove il Rodengo Saiano ha organizzato questa nuova manifestazione. Parte anche l'ultima gara di giornata, la seconda batteria della categoria G6. Un gruppo piuttosto nutrito che si darà battaglia sul saliscendi di Sale per conquistare l'ultimo podio di questa giornata. E finalmente vediamo anche un po' di movimento. In avanscoperta abbiamo visto una coppia di atleti seguita a poca distanza dal resto del plotone. Bisognerà vedere se i due in avanscoperta riusciranno a tenere il ritmo fino alla fine. Siamo solo alle fasi iniziali di gara. Ed è un atleta della Monte Clarense che forza il ritmo, il gruppo si spezza in diversi tronconi, abbiamo visto un terzetto inseguire il battistrada, poi ancora un terzetto ed ora il gruppo, se così lo possiamo chiamare, composto ormai da 4 uomini, un'azione veramente decisa, quella di Lorenzo Balestra che si sta involando verso il traguardo in solitaria, ha rotto completamente il gruppo, non ci resta che aspettarlo sulla linea dell'arrivo. Ed eccolo qua Lorenzo Balestra della Feralpi Monte Clarense che si gode la meritata vittoria tra gli applausi del pubblico presente. Secondo posto per Francesco Bettinazzi della Soprazocco e terzo Andrea Agosti del Rodengo Saiano. Ecco anche l'ultima classifica: quinto posto Davide Maccarinelli della Nuvolento, quarto Nicolas Norbis della Capriolo, terzo Andrea Agosti del Rodengo Saiano, secondo Francesco Bettinazzi della Soprazocco e vincitore Lorenzo Balestra della Monte Clarense. Abbiamo terminato questo primo trofeo Comune di Sale Marasino, gara riservata a categoria giovanissimi, direi un'anteprima delle vostre manifestazioni della Festa della Zucca. Sì, devo proprio dire che stamattina con tantissimo entusiasmo si è svolta questa manifestazione della quale veramente io e l'amministrazione comunale siamo molto 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 orgogliosi, della quale siamo molto orgogliosi. E a breve ci sarà anche il 13 e il 14 di settembre la sfida nazionale della zucca, per cui aspetto ancora più gente di oggi nel nostro comune di Sale Marasino. Abbiamo voluto ricordare un vostro concittadino che è purtroppo scomparso l'anno scorso con questo primo memorial, appunto ricordando Fiorello Martinoli che è stato un corridore ciclista, anzi tutta la famiglia direi è un appassionato di ciclismo.
Sì, io lo conoscevo molto bene, è sempre stato un amico del mio papà e devo dire che davvero mi ha molto emozionato anche l'intitolazione di questa giornata, di questa manifestazione a lui. Sono veramente contenta anche di questo, veramente complimenti agli organizzatori. E ne abbiamo proprio uno sulla sua sinistra, Fabrizio Borghesi, ti vedo stanco ma soddisfatto con il tuo amico Marco Daffini, siete riusciti a mettere in cantiere una gara veramente molto bella, soprattutto per quanto riguarda il tragitto che è risultato molto tecnico. Sì, secondo noi era stata la prima volta, la prima esperienza che facciamo, spero che tutti siano contenti. Voglio ringraziare il comune di Sale Marasino che ci ha dato una grandissima mano, tutti gli sponsor che ci hanno aiutato perché sennò la manifestazione non veniva fatta. Ringrazio tutti i volontari che mi hanno dato una mano, i miei amici che andiamo in bicicletta assieme che mi hanno aiutato. Ringrazio tutti e ringrazio la società e spero che tutte le società siano state contente. In 20 giorni tre gare organizzate da parte del progetto ciclismo Rodengo Saiano. Sì, è giunto il nostro mese, noi come società abbiamo deciso che il mese di agosto invece di andare in vacanza organizziamo le gare. A parte gli scherzi, è stato veramente un mese intenso e devo ringraziare veramente tutti i volontari, la società, tutti i collaboratori della nostra società Progetto Ciclismo Rodengo Saiano e naturalmente tutti gli sponsor che sostengono queste iniziative. Questa era un po', diciamo, una gara che facevamo per la prima volta qua a Sale Marasino. Credo che sia venuta veramente bene, il tempo ci ha assistito perché stamattina pioveva e adesso sta ritornando brutto. Siamo veramente contenti, un percorso molto particolare per i bambini, abbastanza tecnico, ma quello che siamo, diciamo, il risultato che abbiamo ottenuto, ecco, questo ci dà una grande soddisfazione, aver avuto in queste tre gare circa 600 atleti alla partenza delle nostre gare. Ecco, questa è un'enorme soddisfazione per noi, i nostri sponsor e tutti i volontari che ci hanno dato una mano.